Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Folly Channel, che è un nuovo video su Minecraft. Oggi mi trovo su server gomhd.net, qui in descrizione, e sono qui per portarvi un nuovo episodio della serie Bed Wars. Se questo è il primo episodio che vedete, ragazzi, è una sorta di Skywars più in grosso, dove, come vedete, ci sono delle varie isole. Se noi ci andiamo ad ammazzare possiamo spawnare perché abbiamo qui il nostro letto, e quindi il nostro scopo è quello di andare a distruggere il letto dell'avversario, e una volta distrutto il letto ovviamente dovremmo buttarlo giù dalla propria isola o da dove si trova per cercare di vincere la partita. Allora, adesso mi trovo in un 8x1, ovvero 8 squadre composte da una persona. Sto registrando questo video da solo non perché non avessi persone con cui registrare, ma bensì, dato che in questo periodo sto registrando sempre con diversa gente, avevo un pochino l'intenzione, la voglia di fare qualcosa da solo e quindi eccomi qui. Comunque, allora, adesso possiamo iniziare. Ovviamente vi ricordo di lasciare un pollicciaccio qua sotto se volete che continui questa serie. Vediamo che cosa spawna nella nostra isola. Spawna soltanto il ferro. Infatti ragazzi, come vedete qui ci sono blocchi di bronzo che spawnano qui, blocchi di ferro che spawnano sotto, e poi lì al centro, come vedete, c'è l'oro, che è la cosa più importante che bisogna cercare di prendere nei Bedwars, perché con l'oro possiamo farci l'Enderpearl, ci possiamo fare l'arco e possiamo fare tante cose OP che magari se riusciamo a prenderlo vi mostrerò più avanti. Comunque, io direi di farci una bella cestosa che andiamo a mettere qui. I blocchi li posiamo, ci facciamo un piccone di bronzo, ok, e con questo 30 che ci è rimasto, anche se poi ne spawnerà un casino dietro di noi, ci facciamo le cose da mangiare. Allora ragazzi, dato che mi trovo in un 8x1, io devo stare attento perché ogni qualvolta che vado al centro, i miei vicini, ovvero questa sinistra e questa destra, tenteranno di collegarsi alla mia isola. Quindi devo cercare di andare al centro, dato che già quasi tutti hanno preso l'oro e il primo che prende praticamente l'arco ha vinto la partita. Ok, ci siamo. Raccogliamo, Dio quanto oro c'è ragazzi. Me ne bastava soltanto 3 per fare l'arco. Con questo ci posso fare davvero tante tante cose. Allora, cerchiamo di non farci buttare giù. Ricolleghiamoci il nostro ponticciuolo così. E andiamo nella nostra isola. Ok, perché siamo in colore rosa? Nulla da togliere al colore rosa, però non è che mi fa tanta simpatia. Ogni volta che sono in rosa perdo malissimo. Vabbè, non buttiamoci sfiga da solo. Comunque questo ponte l'ho fatto davvero male. Cioè, sembra che è un serpente. Devo fare qualcosa di più dritto, però va bene. Allora, direi di farci l'arco. Ovviamente esistono vari livelli di arco, però costano un casino. E con questi 7 pezzi d'oro che mi sono rimasti, mi faccio la spada più forte del gioco, che costa 5. Ok. Facciamo così, questo lo mettiamo qui, questo qui, le frecce a betone infinite, quindi le lascio qua. E così direi di posare tutte queste cose che ci sono qui nella cesta. Anzi, me ne tengo un 60, così ci posso fare i blocchi. Quindi questo le posiamo, queste mi servono. L'oro ovviamente lo poso. E un attimo, vado qua sotto perché ragazzi ancora mi manca l'armatura. Devo farmi la chestplate e tutta l'armatura appunto. L'armatura si può fare soltanto col bronzo, quindi non è una cosa tanto utile. Invece la chestplate, ragazzi, si fa con 7 di ferro. Io ne ho 19, ne abbiamo un casino. E quindi direi che non siamo a corto di risorse per il momento. Adesso con questo faccio questa cosa così, questa qua e questa qua. Ovviamente ragazzi, la spada che ho in più la vado a mettere qua dentro così nel caso dovessi morire. Incrociamo le dita, speriamo di no. Ce l'ho sempre pronto. Ho visto uno dei gialli che voleva venire verso la nostra isola, aveva preso il nostro ponticciuolo. Però lo butto giù e ce la faccio. Ah, troppo avanti l'ho tirata. Peccato. Vabbè ragazzi, adesso incominciamo a escogitare il piano per cercare di distruggere l'avversario. Lì c'è quello dei blu. Cavolo, l'ho preso, non è morto. Ok, è morto adesso. Allora, lì al centro c'è quello dei rossi che ho preso belle in testa. Ok, dovrebbe essere molto easy prenderlo, solo che è la prima partita che faccio oggi, ragazzi, quindi ancora non mi sono riscaldato. Vi ho preso 3 volte di fila. Allora, che dite? Andiamo dal giallo, perché ho visto che il giallo non ha il ponte direttamente collegato alla sua isola, quindi se vogliamo possiamo collegarci. L'avete visto dove il giallo? È là sotto. Sta andando al centro, quindi io ho la possibilità di andare qui da lui e lui non se ne accorge. Perché per il momento è messo lì al centro. Non so cosa stia aspettando. Non so che intenzioni abbia. Soprattutto devo cercare di rompere il mio ponte magari con le pecore dell'Isis, solo che non ci ho pensato. Ok, per il momento il giallo è impegnato con uno che sta andando lì. Lui è con l'arco. Ok, non mi ha visto probabilmente. Quindi che cosa faccio, ragazzi? Gli vado a rompere il letto. Ok, e lì è blu. Ok, l'ho visto, se ne è tornato indietro. Allora, facciamo così. Nessuno sta venendo da me. Io ho raccolto tutto il ferro che c'era. Gli vado a rompere il letto. Eccolo qui, Lezzo. Lezzo morici. Ok,
Rompiamogli il letto, tanto l'ha murato di abbastanza male. Ok. E ammazziamolo. Ah, si è buttato giù. Adesso dobbiamo stare attenti che il rosso non ci ammazzi. Quello è il nostro vicino. Veloce, veloce, torniamo alla nostra isola. Ok, abbiamo l'altro vicino che è la nostra sinistra, ragazzi. Non so se l'avete visto, che è senza un tubo. L'unico nostro problema per il momento è il rosso che è là sotto. Allora, ragazzi, perché ho detto che volevo fare le pecore dell'Isis? Praticamente, se non le conoscete, praticamente con 64 di bronzo, aspettate che lo prendo, possiamo fare delle pecore che portano nella schiena la TNT. A che cosa servono, ragazzi? Servono a o attaccare il nemico dato che lo inseguono, oppure a fare altro. Io voglio tentare di mandare... Perfetto, il mio ponte, ragazzi, non è fatto per le pecore dell'Isis. Quello mi fa antipatia, pensa di essere Legolas con l'arco, ma non ha capito che io ci sono io in questo Bad Wars. Di là c'è il rosso che sta andando a ammazzarlo. Io tecnicamente non voglio che ci vada lui, anzi mi conviene ammazzarlo. Ok, l'ho preso, non c'è... Ma l'anti... l'ho ammazzato, ok. Abbiamo eliminato, abbiamo preso anche il nero, solo che è full tutto. Ok, il rosso, ragazzi, per il momento è in difficoltà. Perché l'ho ammazzato, mi avete detto? Perché non l'hai lasciato andare a ammazzare il nero? Uno, perché il nero lo voglio io come kill. Due, ho visto che quello era messo fin troppo bene, quindi ho detto meglio ammazzarlo prima che si equipaggi troppo bene e ci faccio il culo. Comunque, 12 lingotti di ferro li riposo qua dentro. E adesso direi che possiamo andare al centro. A un certo momento dovrebbero evitare che spawni il bronzo, perché sinceramente ne spawna fin troppo. Uno potrebbe costruirsi le mega città senza che il bronzo gli serve in realtà. Il nero si stanno ammazzando a vicenda. E poi quello non è rosso, ma ho letto che... Oddio, gli hanno rotto il letto. Questo non lo butto giù, ragazzi. Non mi ha visto. Ah, l'arancione. Com'è che lo sto missando? Oh, che scemo, è caduto da solo alla fine, perché io non l'ho colpito. Cioè, l'ho colpito, però non l'ho colpito col colpo finale. Qualcuno mi ha buttato giù, ragazzi. Non so chi, ma ho perso l'arco. Ho perso l'arco. Kernel. Ah, Kernel si è salvato sotto, ragazzi. Certa gente ha le pozioni, io me lo dimentico sempre. Sempre, sempre. Un attimo, facciamoci l'armatura e poi dobbiamo cercare di andare al centro, ragazzi. Ci siamo fatti fregare così. Ora quello di sicuro prenderà il controllo del centro e non mi ci farà andare. Mi sembra la cosa ovvia. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ok, armatura fatta. Abbiamo la spada di merda. Direi un attimo, ragazzi, di farci... cosa possiamo farci? Ho un'altra spada, così se moriamo ce l'abbiamo pronta. Anzi, ne facciamo due, tanto il ferro ce l'ho sotto. Spada e spada, ok. Abbiamo due d'oro, me ne mancano davvero ancora un casino per fare qualcosa. Sto Kernel mi sta rompendo, anche perché siamo rimasti in quattro. Se non era per lui ero ancora pieno di cose e potevo fare quello che volevo. Comunque devo riuscire a trovare dove si trovano, cioè devo riuscire a capire dove si trovano queste gente. Uno è lì, il blu, che molto probabilmente ancora non ha fatto nulla, gli altri non ho idea. Comunque devo sfruttare l'occasione adesso che quello se ne stia andando nella sua isoletta per cercare di racimolare almeno altri due d'oro, almeno per farmi l'arco, perché la spada sinceramente non è che mi interessa molto. Comunque il blu non so se si... Ah, è lì, assente forse nella sua isola, perché non so se l'avete visto, ma è davvero fermo. Forse dall'inizio della partita, oppure è crashato, non lo so. Abbiamo 6 d'oro. Dai, aspetto un altro polo spawn e poi vedo che cosa possiamo fare. Che brutta persona quello lì, ragazzi. Forse si sta collegando lì perché vuole venire da me. Vabbè, ci vuole parecchio tempo prima che si colleghi da noi. Quindi, aspettate, se quello è l'arancione e l'ezzino. Ah, lì c'è il verde che si... non ha manco il ponte per andare al centro. Un attimo, ragazzi, non posso rischiare adesso di perdere il letto. Mi devo fare l'arco a tutti i costi. Quindi prendo quest'oro. Il rosso ha perso il letto. Ah, non sono il rosso. Il rosso c'è mai stato in sta partita? Non lo so, no, non me lo ricordo sinceramente. Però vabbè, mi stanno rompendo il letto per capire meglio quanti siamo in realtà. Comunque facciamoci... Aspettate, prima mi faccio la spada, così capisco quanto oro mi rimane e magari posso fare l'arco leggermente meglio. Ok, fatto, ho 6 d'oro, non ci posso fare nulla, penso. Fatto, costa 7. Vabbè, facciamo così e ci facciamo anche questo, così ci rimangono di nuovo 2 d'oro, ci abbiamo una spada di nuovo in più. Ok, abbiamo l'arco. Allora, è quittato Kermer, ragazzi, è quittato. Cioè, l'unico nostro problema, quello che ci ha ammazzato, è uscito. Quindi adesso è rimasto il blu, che è assente nella sua isola. Ragazzi, è ancora lì. Io, se quello non è assente, non so che cosa dirvi. E poi è rimasto il verde, che è nella sua isola, bello tranquillo. Non ha nessuna intenzione di farsi questa Bad Wars, anzi, vuole fare una Survival Games qui. Anzi, più che una Survival Games, vuole farsi un hardcore
Prendiamo tutte queste cose. Adesso quindi possiamo andare tranquilli, ma perché ho posato l'arco qua dentro, ragazzi, quanto sono scemo. Poi di sicuro l'avrei cercato dopo e detto: dov'è il mio arco? E l'avevo lasciato qua. Meno male che sono tornato e me ne sono accorto. Comunque, rifacciamoci tutti questi blocchi bloccosi. Questo ponte fa schifo, il ponte più brutto che abbia mai costruito in vita mia. Forse perché sono scalato in un punto leggermente brutto rispetto agli altri. E adesso, ragazzi, ci serve un piano per andare da lui. Perché andare da lui mi sembra per ora una cosa abbastanza inutile. Il mio piano, ragazzi, sapete qual è? Mi faccio un enderpearl, mi tippizzo lì e gli rompo tutto, dato che, oh mio Dio, quanto oro è spawnato in questi 10 secondi che non sono stato qui. Oh mio Dio. Quello secondo voi c'ha l'arco? Perché io non vedo manco un ponticciolo per andare al centro, almeno di quello non lo vedo. Popo, popo, non lo vedo, ragazzi. Non riesco a concepire come quello si sia fatto questa Bedwars. La ca... ragazzi! Vero, perché questo è morto e quindi ci ha lasciato il contenuto della sua cesta che la possono aprire tutti. Oddio, ragazzi. Due enderpearl a tutti i costi. Questo 17 d'oro lo vado a mettere qua dentro. Forse mi servirà più avanti, non lo so. E tutto sto bronzo che ci faccio, proprio? E continua ad arrivarmi nell'inventario, ovviamente, perché sono sotto la... il coso di spawn. Vabbè, tanto ne arriva poco. Voglio svuotarmi un pochino l'inventario e così ci vado. Allora, evitiamo di fare brutte figure, ragazzi, col tiro dell'enderpearl, anche se già sapete che sono esperto a morirci sempre così. Ne abbiamo due, quindi proviamo a tippizzarci lì. Ok, ci ha tippizzato. Questo è qua sotto. Non si è accorto di noi ancora. Adesso se n'è accorto, solo che noi l'abbiamo sorpreso così. Ma questa gente è scarsa. Signor Duffendolf, buongiorno. Ok, ragazzi, l'ultimo avversario è là sotto. Se adesso quello si sveglia, mi fa un 360 no scope con l'arco, mi butta giù, giuro che quitta questo minigioco perché non mi posso far ammazzare da un assente. Allora, ho quest'ultimo ender per ragazzi, perché devo andare da quello così. Ci tipizziamo là sopra, dimmi che funziona. Ok. Qui c'è il povero blu che io. Voglio chiudere la tua skin, poveretto. Signor Chunk, grazie per la vittoria. Ma certa gente non si può assentare così perché non è neanche crashato. È proprio assente da 20 minuti di partita. E comunque, ragazzi, abbiamo vinto. Quindi anche da solo riesco a combinare qualcosa. Quindi, ragazzuoli, vi ricordo di spolliciare qua sotto se volete vedere altri episodi di questa serie. E ci becchiamo domani con due nuovi video sul canale. Ciao ciao!